Sabato scorso a Pesaro è iniziata la tradizionale Fiera di San Nicola in zona mare, che durerà fino a domani, 12 settembre. L'inizio di questa edizione 2017 però non è stato dei migliori. Oltre alle incertezze meteorologiche, è stata la cronaca a prendere il sopravvento per un primo giorno subito di tensione, con scene da guerriglia urbana per la lotta all'invasione dei venditori abusivi che, in treno o in pullman, sono sbarcati con i loro borsoni pieni di mercanzie contraffatte alla conquista dei viali della fiera. Tutto parte da una telefonata alla municipale, arrivata alle 17.30 di sabato pomeriggio, di un cittadino che avverte i vigili che gli abusivi utilizzano i cassonetti della raccolta differenziata tra Viale Pola e Viale della Vittoria come deposito, per non farsi sequestrare la merce. Arriva la pattuglia e da lì in poi è il parapiglia. Guardalo, guardalo! Niente. Guarda. Guardali! Guardali. Fuggi generale, inseguimenti a piedi, urla, tafferugli e colluttazione tra gli abusivi e le forze dell'ordine, e da farne le spese un vigile urbano che finisce all'ospedale per un cazzotto in faccia e si becca così 10 giorni di prognosi. Scene immortalate sui telefonini che fanno presto il giro del web e che hanno fatto scattare la scintilla delle polemiche sulla questione sicurezza. Il comandante della municipale Galdenzi chiede la collaborazione dei cittadini e dei visitatori della fiera. Il contrasto serve, dice, ma i cittadini non devono comprare dagli abusivi perché questa è la benzina che li alimenta. Solo nel primo giorno sono stati eseguiti 10 sequestri di merce contraffatta, 10 capi abusivi, 110 paia di scarpe, una ventina di borse e una quarantina di giubbotti contraffatti. Anche Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, utilizzando un mezzo a lui molto consono, i social, ha diffuso l'appello ai cittadini a non acquistare merce contraffatta, plaudendo contestualmente anche all'operato degli agenti della polizia municipale. Ma la dissuasione verbale non basta, si sa, l'occasione fa l'uomo ladro, e da allora la polizia urbana passa al contrattacco e, oltre agli abusivi, colpisce anche i loro clienti che vogliono risparmiare, alimentando però così il mercato nero. Sono già 4 gli acquirenti che sono stati multati, tutti sorpresi mentre acquistavano borse contraffatte. Per loro una multa di ben 200 euro e i controlli continueranno per tutta la durata della fiera. Uomo avvisato, mezzo salvato.